Ciao a tutti ragazzi da Fax 2, sono qui con il mio amico Andrea. Ciao a tutti. L'uomo invisibile, non vuole essere ripreso. E questa nuova serie non si sa né perché vuole nascere né perché lo vogliamo fare, però siamo malati tutti e due di film horror. Parecchio. Di giochi horror. Parecchio. E allora vogliamo cominciare la serie sui giochi horror. Noi The Walking Dead, il videogioco, non l'abbiamo giocato e vogliamo farlo insieme a voi. Proviamolo, vediamo cosa succede. Siamo due stupidi, vediamo cosa succede. Standard o minimo? Spegni i suggerimenti, gli aiuti e le notifiche di scelta. Vai, vai, vai. Come mai so che finirà male? Lui? Perché è nero? No, no, lui dico, ah, ecco. Il pilota. Perché aveva la pistola estratta. Non hai mai guardato un film di zombie? Pistola! Oh, 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 cosa devo fare io? Scappa! Proiettile. Ma dov'è? Così, tira io, ti lo nevo il capo. La testa, la testa. Tu maledetto bastardo, te. Che diavolo di roba è? È uno zombie. Si vede non ha mai visto The Walking Dead. Certo, a me piacerebbe davvero che accadesse una cosa del genere, se non andare più a lavorare. Che lavoro? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Vai, diciamo subito che sono morti? No. Non lo sapevo che era così. Ho capito, ma che... Ti ho detto che è un idiota! Cosa devo fare? Bravo, io sarei morto, eh. Spam! Spam! Ancora! Ancora, ancora! Sì, vai, sì. Ancora, no. Vai, ancora, 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 anche se un mo... Ancora, ancora. Ancora? Basta, no. Vuoi queste caramelle? E siamo qui nel secondo episodio di The Walking Dead. Abbiamo cominciato questa serie perché siamo malati di film horror e di giochi horror. Quindi abbiamo detto, siccome abbiamo soltanto 33 anni, mettiamoci a fare una serie di videogiochi su YouTube, no? Perché no? Perché no? Non siamo normali, ma questo lo sappiamo da te. Adesso abbiamo una norma in più. Cosa abbiamo? La bimba, se ci trovi qualcuno, è si vero, butta si può far sbranare. Giusto, si può far sbranare la bimba e questo non è male. Forse stupreranno la bimba. Ma quell'altro qua aiutano. No, l'altro fa il palo. Ah, boh. Lui mi sta sul cazzo. Speriamo lo mangino, eh. Tanto morirai. Sei troppo un coglione. Cioè, si vede. Morirai. E lo mangia la mamma, chiaramente. Lo mangia la mamma. Tuo figlio osserva lì, ci siamo un posto per dormire. Se non pigi nulla cosa succede? Non lo so. Ti sparano? Vabbè, si proverà. Non è mia figlia, madonna. Ora rivede, sta a vedere, rivede il bracciale. Fa male cane, non è andata. Potrebbe andare peggio. Potrebbe andare peggio, dai. Facciamo i simpatici. Non gli sei mica detto. Io no. Ho la Bud Spencer. Cosa ha detto? Non lo so. Siamo zitti. Oh, ragazzi, che palle. Oh, allora vaffanculo. Oh, ma ti fai cazzi tua, eh. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Ma vaffanculo, ma che cazzo vuoi? Sì, lui non ci crede. Oh, ma? Chissà. Adesso è al che... Chissà, e per dialogo abbiamo fatto. Non è mia figlia, è la mia fidanzata. Senti, secondo me dobbiamo prendere una linea nei dialoghi. Dai la sempre la risposta più stupida. Tanto già è un idiota, quindi. Ascolta, però a noi ci è andata meglio, eh. Si stava per andare in galera. Non lo so, noi ci abbiamo avuto culo. Poi è nero, quindi ricordati. Quindi era in America e quindi dice non arrivava nemmeno in cella, gli sparavano subito nel cortile. But I bet your daddy scared them all away. Non so babbo. Vai Ale. Duck saltello fa qua qua. Saltello fa qua qua. Quacking. Chiudi il cofano, chiudi il cofano. Non c'è. Oh. Era bello. Allora, non ce ne frega di chiedere aiuto, non ce ne frega un cazzo di suo figlio, yeah, quindi usciamo. Oh, dobbiamo essere onesti con le persone, non possiamo fingerci. Cosa fa? Fa finta di guidare, dai, non lo vedi. Ma non sta guidando, gli si dice? I'm gonna drive the
Non è vero. Non è vero. No, non è vero, non stai facendo niente. Ci tocca lavorare. No. Kill. Have you had to off one yet? No. Ma spappo. Ha spappolato il cervello. Non arriveremo mai alla fine di questa storia. Come mai so? Come mai lui che è il più buono sicuramente muore? Perché è un coglione. Si può dire coglione. Cioè, secondo me sì. Pronte la risposta. Sapete, se non te ne andassi con Kenny oggi, io non accetterei la scarsa onestà che hai dimostrato ieri sera. Non ti ho detto nulla. Andate a vedere lo scorso episodio se vi siete persi il dialogo con lui. How'd you get out of Atlanta? No, è lo stesso, non lo ricordo. Tanto sto uscendo. Facendo dei dialoghi di merda. Niente più moglie, niente più famiglia. Niente famiglia, vai. I had a beta fish on my desk at the university. Beh, sì. I hope someone remembered to feed him. Occhio, ma scusa, si può sparare nella testa. Cosa vuoi dire? Cosa vorresti dire? Vai, spacchiamo la faccia. Can I give you a piece of advice? Abbiamo fatto il cazzo. Fatti gli affari tuoi. Mind your own business. I don't know who you Bianco are, di merda. But you better become a better liar and fast. Ai. Sapevo io. Il bimbo ha schiacciato l'amico. Ma se lo merita, bimbo. Salva lui, salva lui. Sì, lascia stare il bimbo. Un adulto fa sempre più comodo, no? È vero, vi vedo chi se ne frega. Che merda. Madonna, spacca di quella testa di merda, lei. Ma ho fatto peggio. Esatto. Ecco, ho fatto bravo, ottima scelta. L'abbiamo fatto sbranare. Lui lo era. Questo era meglio fare. Ora ci spara. Ma beh. Ma cosa dovevo fare? Non dovevo spaccare. Vabbè, ormai è andata. Ormai è andata. Ma io volevo aiutarlo, però. Sì, facevo anche sbranare il bimbetto. Aspetta, chi è la colpa di Kenny subito. Aspetta, ma è la 4? Bene, Dio. Ecco, così è bello affrontare l'avventura. Saremo soli, lo sai, vero? Sì, con soli con... Merda. Sei una merda. Eccolo. Forse abbiamo finito qui l'avventura. Ci dà lo stesso il passaggio. Io però non ci andrei. No, mi sento un po' una merda ora. Anch'io. Mi sento uno stronzo anch'io. Veramente una merda mi sento. Oh, morirà questo bimbetto prima o poi. Bravo, chiamalo. Vai, urla. Ma non lo sai. Grazie. Siamo entrati e capitati bene, vieni. Non i bambini, siamo... Calmati, signora. Calmati, signora. Fly down. We're just people trying to avoid those things, just like you. Don't come in here and swear at me. Cosa cazzo vuoi? Sì. Oh, via. È una strozza, è una strozza, è una strozza. Subito, dai. That's for sure. Don't have to be a bitch about it. Holy shit. Porca bitch. One of them is bitten. Oh merda. Oh merda. We let one in, you stupid shits. We have to end this now. Boh, questo mi vuoi sparare subito. We'll dig one hole. It's just a boy. O lui o Duck? Ma cagli il culo, ma che... Oh.
No, ci butta anche fuori. Stiamo sbagliando tutte le risposte, sì, lo dico, eh. Hai ragione. Hai ragione. Vai, via, vediamo. Hai ragione. Mettilo fuori. Anche portato. No, è stato morso, fidati. No, abbiamo lasciato la bimba sola. Oh, ce la faccio. Corri, corri. Puttana, mi ha messo paura. Vai, si è sparato. Vediamo. Dio, ma che casino è qui? Oh. È stato morso lui. Attraverso l'ufficio, che cosa faremo? Cosa cerchi? Stiamo zitti. È un momento importante. Attenti, siamo veramente utili al momento, eh. Ci stava per far uccidere la bimbetta, quindi... There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Bravo, l'eroe. Si fa di testa. È fantastico, manda da morire. Vai. Plus, I'm quick. Vai tranquillo. Vai, lui si sta. Così se muoie e si perde anche il walkie-talkie. Cool. Bene, noi abbiamo creato un idiota. Danni a tuo vicente. Un idiota egoista che non vuole fare niente. Metti zizzagne, direi. Zizzagne, quindi va bene così. Che c'è di te? I'm okay. Bell'uscire così. I'm a little hungry. Ce ne frega nulla. No. Usciamo, basta. What's it take? E noi gli portiamo nulla, naturalmente. No, io direi di evitare di portargli qualcosa. Ma ci vuole andare, walkie talkie te lo porti dietro.